Per quanto mi riguarda è stato emozionante correre il rischio di interpretare un personaggio che non mi somigliava per niente e che leggendo comunque si dico distante anni luce. Emozionante per me quello il rischio coraggioso da parte di Fedra pensare che potesse essere giusta. Mi auguro che poi il risultato sia stato comunque apprezzabile. Mi sono innamorata di questa donna così poco coraggiosa che decide di rimanere intrappolata in questa cella dorata, forse proprio perché invece nella vita quello che cerco di fare è di non scendere comunque mai a compromessi, soprattutto a livello sentimentale. Il fatto che lei riesca a liberarsi veramente di questa parvenza, di questa vita apparentemente perfetta, mi ha fatto riflettere molto. Mi è piaciuto molto il suo finale, comunque il tentativo timido e molto spaventato di forse voler cambiare improvvisamente tutto e la fragilità, invece la mancanza di coraggio che purtroppo dobbiamo ammettere spesso ci appartiene, insomma. Quindi mi sono divertita, sono stata in un clima meraviglioso, familiare, molto, molto ricco di, devo dire, energia sana e forte, confetta che sul set regala emozioni, anche perché spesso le scene nascono davvero lì per lì e tante cose vengono improvvisate in base a quello che si viene a creare, quindi insomma per me è stata un'esperienza indimenticabile. Sono al di là di tutto molto felice di essere qui, insomma sarà un momento che ricorderò a vita, quindi questo ci